Ma è un momento di grande orgoglio per la nostra città perché dei ragazzi nostri, dei figli della nostra città, vanno in Thailandia con la nazionale del Muay Thai, è una disciplina che ormai è mondiale, a rappresentare il nostro paese, l'Italia, ed sono ragazzi che provengono da Frosinone. Quindi diciamo che li abbiamo accolti all'interno della sala comunale per fare a loro i migliori auguri, non solamente da parte del sindaco, ma da parte di tutta la città, e siamo qui contenti di auspicare a loro tutte le migliori soddisfazioni e anche una grande vittoria, e siamo pronti ad accoglierli a Frosinone per festeggiarli. Quest'anno seguiremo con molta attenzione i mondiali di Muay Thai che si terranno dal 15 al 22 novembre in Thailandia perché, come già detto in precedenza, la nazionale è rappresentata per il 70% da ragazzi di Frosinone e per il restante 30% da ragazzi della provincia. Quindi per noi, per tutta l'amministrazione, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione aver contribuito ad organizzare insieme all'associazione che ovviamente li seguirà in questo lunghissimo viaggio. Spero con tutto il cuore, come delegato dello sport, che i ragazzi riusciranno a portare qualche medaglia a casa a Frosinone per poter magari poi festeggiare tutti insieme. Dopo 2 anni di fermo dovuti al Covid, purtroppo ricominciamo col 17° campionato mondiale in Thailandia e quest'anno si svolgerà a Pattaya. Di solito si fa a Bangkok, ma quest'anno per tanti motivi è stato spostato a Pattaya, ma siamo ancora più contenti di partecipare perché comunque, oltre a dare la possibilità ai ragazzi che ci seguiranno in questa avventura, avremo anche modo di rivedere tutte le squadre, tutte le nazioni con le quali ogni anno ci incontriamo, perché oltre ad essere, diciamo, una manifestazione sportiva, il Muay Thai è anche una disciplina che unisce. Quindi noi siamo sempre in continuo rapporto e contatto con le altre federazioni del mondo e sarà anche un'occasione di crescita per i nostri ragazzi, non solo a livello sportivo, ma anche a livello umano, perché si sa che andando a avere contatti con culture differenti si può solo che migliorare. Oltre a questo, naturalmente, ci aspettiamo grandi risultati perché abbiamo molte speranze nei ragazzi della nazionale italiana e soprattutto quelli di Frosinone.